Ciao ragazzi, un saluto da Interista Forever. Come potete vedere alle mie spalle potete vedere lo stadio del West Ham United. Mi trovo a Stratford, Londra, in giro dello stadio e commenteremo il risultato Inter-Bologna 2-1. Premetto che sono molto arrabbiato. Il 2-1 di ieri ha fatto capire chiaramente che non siamo una grande squadra e che c'è ancora molta strada da fare prima di poter crescere. L'errore sbagliato da Lautaro è stato decisivo nella sconfitta, sì è vero, ma tantissimi continuano a ripetere che doveva batterlo Lukaku. Allora, io voglio cominciare chiarendo una piccola situazione. Dall'inizio dell'anno Lautaro e Lukaku si sono sempre alternati nel battere il calcio di rigore. E questo lo conferma un link che vi metterò nella mia descrizione. Il problema però è che tanti si stanno scagliando contro Lautaro dicendo che è meglio che vada via al Barcellona, dicendo che non merita di vestire la maglia dell'Inter. Ma io voglio ricordare a tutti che ormai il giorno della clausola sta scadendo e quindi i termini per il Barcellona per poter comprare Lautaro sono ormai esauriti. Partiamo dalla partita. Il gol dell'1-0 di Lukaku scaturisce da un ottimo colpo di testa di Lautaro Martinez, che per sua sfortuna prende il palo. Diciamo che il ragazzo è anche molto sfortunato, anche se come merito sul gol di Lukaku darei il 60% a Lautaro. Effettivamente vengono create dai nostri giocatori tantissime occasioni, vedete quella di Young, vedete ancora Lautaro per ben due volte, ma è a rigore che tutti contestano l'esecuzione di Lautaro. Ma partiamo con le pagelle. Handanovic, voto 6,5. Handanovic a me è piaciuto, sinceramente ha fatto due grandi interventi su Soriano e su Barro. D'Ambrosio, voto 6. D'Ambrosio ha giocato molto bene sulla fascia destra, l'unico problema è che non ha avuto il supporto da parte di Candreva. Sul gol del 2-1 l'azione viene dalla sua fascia e lì poteva fare molto meglio. De Vrij, voto 5,5. De Vrij non lo vedo bene nelle ultime partite, non riesce ad incidere, non è più sicuro come una volta. Bastoni, voto 5. È vero, l'espulsione è un po' esagerata, c'è stato un intervento che io onestamente il tocco non lo vedo sul secondo giallo. Però dopo essere stato ammonito ed essere stato avvertito più di una volta dal direttore di gara, fare un intervento del genere è abbastanza da stupidi, da immaturi, non da gran giocatore, e lui ha tanto ancora da crescere. A centrocampo troviamo Candreva, voto 5,5. Sì, ha giocato bene, ha fatto delle belle giocate, ma ormai è un giocatore finito, è un giocatore non da Inter, è un giocatore che non può trovarsi l'anno prossimo nella rosa dell'Inter. Io spero che a fine anno vada via. Gagliardini, voto 5. Il liscio sul gol di Giovara costa il pareggio. Errori del genere ormai ne sta commettendo tanti, uno dopo l'altro. Sì, è vero, io non me la sento di dare colpa a Conte, perché purtroppo questi sono i giocatori che abbiamo e non abbiamo valide alternative al momento. Brozovic, voto 6. Rientra in campo, io l'ho visto bene, ho visto che entrava, andava in scivolata, cercava di recuperare palloni e l'ha fatto, cercava di verticalizzare e tante volte, non tenendo il campo per 10 giorni, 15 giorni, fai un po' più fatica, le dinamiche non sono le stesse. Young, voto 6,5, è l'unico che ieri ha fatto la differenza sulla fascia, ha cercato di crossare, ha cercato di arrivare al fondo, ha cercato anche l'uno contro uno e tante volte ci è riuscito. Ottima la sua conclusione, da un grande Skorupski gli nega la gioia. Eriksen, voto 4. È incredibile quali insufficienze io gli stia dando, lo trovo un grandissimo giocatore, qui a Londra ne parlano tutti bene, sanno tantissimo che è un giocatore che può fare la differenza e che farà la differenza, soprattutto a Milano. Il problema è che non è ancora lui, non riesco a vedere quei suoi tocchi, quei suoi passaggi decisivi, quei suoi filtranti, e non possiamo avere un giocatore del genere, è un fantasma, e non è irriconoscibile, non è possibile vederlo in campo così. Lukaku, voto 6,5. Lukaku è stato il migliore, ma non per il gol, non soltanto per il gol almeno, perché lui praticamente teneva la squadra alta, faceva le sue sponde. E poi in tanti dicono che lui abbia lasciato a Lautaro di battere il calcio di rigore. Lautaro, voto 5. Mi dispiace dargli un'insufficienza, io sono un grande stimatore di Lautaro. Ogni volta che lo vedo giocare in campo a me piace, non nelle ultime partite ovviamente, sarei uno stupido a dire
che stia facendo bene, però ieri l'ho visto meglio, ho visto che cercava il gol, magari anche con troppa voglia, troppa fuga, il che lo ha portato all'errore sul rigore. Io credo che lui voglia segnare non per dimostrare a se stesso di esserne ancora capace, ma soprattutto per dimostrare agli interisti quanto lui ci tenga per la maglia. L'errore sul dischetto pesa gravemente sulla sua prestazione, ma io non penso che possa pesare più di tanto su una stagione dell'Inter. Antonio Conte, voto 6. Io qui non me la sento di dargli un'insufficienza, soprattutto perché per me non è stata colpa sua la sconfitta di ieri. Purtroppo quelli sono i giocatori che hai, purtroppo non puoi fare di meglio quando a centrocampo sei costretto a schierare Gagliardini o Borca Valero o Brozovic, che è appena tornato da un infortunio. Cioè ragazzi, ieri c'era solo Vesino in panca ed era anche lui appena tornato da un infortunio più lungo di quello del croato. Io non credo sia colpa sua la sconfitta di ieri. Io a lui do colpe nella partita contro il Sassuolo, dove poteva gestire molto meglio i cambi, dove poteva gestire molto meglio la mentalità della squadra. O a lui do colpa nella partita di Dortmund, dove vinci 2-0 il primo tempo. Sta all'allenatore mantenere la concentrazione alta. Io faccio un appello ai tifosi interisti o pseudo interisti, perché ieri ne ho visti tanti su Facebook, su Telegram, su YouTube, dappertutto. Gente che critica Conte, gente che critica Lautaro, come se noi dovessimo vincere lo scudetto. Ragazzi, noi l'abbiamo perso prima che il lockdown fermasse tutto. Noi abbiamo perso nel momento in cui abbiamo perso contro la Lazio per 2-1, nonostante Young avesse segnato l'1-0, e anche lì non siamo riusciti a mantenere la mentalità giusta e a portare il risultato a casa. Vi chiedo a tutti gli interisti, se non amate l'Inter quando pareggia, perde, quando fa brutte prestazioni, non siete dei veri interisti. Ci sta la critica, ci sta lo sfottò, ci sta tutto quello che volete, ma non potete continuare a dire che Conte deve andare via perché Spalletti era meglio. Io vi ricordo soltanto, per tutti quelli che vogliono Spalletti, io vi ricordo solo questo: Candreva trequartista nella partita decisiva di Champions l'anno scorso contro il PSV. Questo dice tutto. Quindi non state a richiamare Spalletti, Gasperini, Mazzarri, Stramaccioni. Ne sto sentendo di tutti i colori oggi. Ragazzi, Conte è un grandissimo allenatore. Qui a Londra lo portano su un piedistallo, nonostante una squadra dal settimo posto abbia vinto il campionato. Noi abbiamo un centrocampo che quest'anno è stato completamente cambiato. Abbiamo degli innesti nuovi. Basta togliere solo Candreva e Brozovic, che sono i titolari dell'anno scorso. Abbiamo un Barella che è fenomenale. Infatti Barella manca due volte, e una l'abbiamo pareggiata contro il Sassuolo e una l'abbiamo persa ieri contro il Bologna. Quindi non abbiamo Sensi da ottobre. Sensi è un giocatore fenomenale. Il problema è che se continua così è un ex giocatore. Abbiamo Eriksen, che è appena arrivato. Eriksen, bisogna dargli tempo, ragazzi. Eriksen è un giocatore che è un danese e poi giocava qui a Londra. A Londra oggi ci sono 22 gradi, in Italia ce ne saranno 32-33, quindi anche la differenza climatica in partite importanti fa la differenza. Io credo che ieri lui non abbia detto. Beh ragazzi, io vi saluto qui dal Queen Olympic Park Stadium di Londra, dallo stadio del West Ham. È tutto, vi ringrazio, un saluto da Interista Forever.